Prende fuoco la rivoluzione green. Automobili Tesla, autobus, scooter e monopattini elettrici esplodono prendendo fuoco un po' ovunque nel mondo. È un casino, guarda, non puoi fare due passi che boom, ti esplode una Tesla di fianco. È per questo che Roma è piena di buche. Uè, bentornati all'infiltrato. Settimana scorsa abbiamo fatto la conoscenza con la fetta più complottista dei negazionisti del cambiamento climatico. Questa settimana invece ci concentreremo sulla crisi energetica. Se vi siete persi la prima parte la potete recuperare qui sopra, dai. Fatelo ora. E dai. Inutile dire che anche oggi l'atmosfera sarà rovente, ma prima di riscaldare i motori voglio raffreddare un po' i bollenti spiriti con il premessone. E dite, ho fatto abbastanza battute sulla temperatura o ne aggiungo una ogni post che leggo? No, perché sono caldo. Vabbè, la smetto. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, quelle che vedremo oggi sono solo alcune tra le posizioni più estreme di quello che viene comunemente definito negazionismo climatico. Non dico neanche che non ci siano grandi interessi e speculazioni dietro la crisi energetica, ma questo non autorizza ad avvelenare il pozzo e a mettere in giro bufale. Oh, bene, possiamo finalmente iniziare alla facciazza delle intro corte. Come anticipato, oggi parliamo di crisi energetica, una cosina che... ve la faccio spiegare direttamente da loro. Le elite vogliono che i popoli siano schiavi, per conseguire questo disegno di potere è indispensabile che l'essere umano sia privato anzitutto della possibilità di divenire indipendente dal punto di vista energetico. Questo perché? Perché le fonti di energia sono la maggior forma di controllo. Se sono libere a bassi costi, non possono più controllare le masse. Vi piace come trama? Secondo me ci può venire fuori un bel film in cui la vittima principale non può che essere lei, il nostro amato paese, la nostra patria, il paese più invidiato da tutti. L'Italia. Noi italiani eravamo i migliori una volta, ne abbiamo fatte di invenzioni, il paese italiano è un esempio, nessuno ha il paese come il nostro. È un bel paese, un santissimo paese, un apostolo! In Italia si producono batterie al sale dalla sabbia, prodotti 100% made in Italy, con materiali ecologici, completamente riciclabili e con prestazioni pazzesche. Come mai non si usano? Beh, non si usano perché prodotti 100% made in Italy, con materiali ecologici, completamente riciclabili e con prestazioni pazzesche. Ecco perché! Trovo sempre molto divertente il cieco patriottismo di questi gruppi che gli fa credere che l'Italia sia il centro del mondo perché... Oh, perché abbiamo 46 salse diverse per gli spaghetti, cioè non capisco proprio perché le elite dovrebbero cagarci, cioè ci sono altre superpotenze molto più appetitose. Comunque, fondamentalmente la strategia di queste elite malvagie si può riassumere in tre punti. 1. Spaventare le popolazioni facendogli credere che ci siano dei cambiamenti climatici devastanti. 2. Nascondere alla popolazione tutte le innovazioni tecnologiche che le permetterebbero di essere energeticamente autosufficiente. 3. Vendere alla popolazione le proprie invenzioni dannose facendole credere che siano buone per il pianeta. Madonna, sto facendo cardio. Naturalmente così facendo si starebbero autodistruggendo perché starebbero distruggendo il pianeta su cui loro stessi vivono, ma questo non sembra per qualche motivo preoccuparli perché sono troppo malvagi. L'arma principe usata per il controllo climatico sono sempre loro, le famigerate scie chimiche. Ragazzi, ma è una follia con queste scie chimiche. Dalle mie parti da 5 giorni piove la stessa ora dopo le 17. Arriva sempre un acquazzone tutto programmato. Ditemi se sono un complottista. Sì, sei un complottista. Comunque, c'è un problema. Ormai le scie chimiche hanno stufato su questi gruppi sempre la stessa roba. E così i geni del marketing bufalaro si sono inventati una nuova variante. Le scie chimiche nere, che vengono rilasciate e poi coperte dalle scie chimiche bianche, come il bianchetto. La versione 2.0, li avrà forse inventate la Disney per il politically correct? Ragazzi, io vi do le idee, poi se deciderete di usarle almeno citatemi per favore, eh. E naturalmente, appena spunta fuori un nuovo fenomeno, ecco che arrivano subito gli "a mio cugino". Io le ho viste il 1° maggio tornando dal mare verso casa, zona Pordenone. Ho le foto ma non so postarle. La triste storia di un uomo che ha smascherato le elite mondiali, ma che non riesce a dimostrarlo per il digital divide. L'anno scorso anche qui in Veneto ho visto la scia nera. Hai provato a tirare lo sciacquone? Questi sono veramente posseduti da entità maligne. La settimana scorsa sui tavolini di plastica all'esterno c'era depositata una polvere nera resistente allo sfregamento e all'idropulitrice. Ci siamo domandati cosa fosse perché non era mai capitato prima. Oddio, non dirmi che è di nuovo lui, il composto maligno.
maligno per eccellenza, colui il quale non può essere nominato. Speriamo non sia ossido di grafene o nanotubi di carbonio o altro composto a base di carbonio. Il terribile carbonio. L'elemento alla base di qualsiasi forma vivente sulla Terra. Primo passaggio, grafene. Secondo passaggio, quarzo, alluminio, bario. Niente, la faccina ammiccante parla chiaro, eh. Per forza grafene, ora sì che sono spaventato. E quindi sono pronto per la fase 2. Fase 2. Non ce la faccio più a fargli scuola. Fase 2. Una volta spaventata a dovere la popolazione, si fanno sparire gli oppositori. Sparito chiunque abbia proposto tecnologie che avrebbero garantito energia gratis. Il sistema impedisce a noi scienziati di portare benefici alle persone. Naturalmente l'evergreen delle sparizioni è sempre lui, Nikola Tesla. Ma in questi gruppi iperpatriottici viene spesso affiancato da una figura nostrana, un'eccellenza italiana. Ettore Majorana. L'unico vero scienziato a favore dell'umanità. Maledetti scienziati. Majorana è stato un fisico italiano nato nel lontano 1906, sulla cui fine aleggia un alone di mistero, il che, purtroppo per lui, lo rende perfetto per i teorici del complotto. Dal genio italiano viene concepita anche la cosiddetta macchina di Majorana, costruita innumerevoli volte dal suo allievo Rolando Pelizza, di tasca sua, puntualmente tutte sequestrate da non ben specificati servizi segreti. Urca, la macchina di Majorana! E che cos'è? A cosa serve? Annichilimento selettivo della materia. Trasmutazione della materia. Cubi di schiuma in espanso trasformati in oro. Traslazione della materia. Produce più energia di quella immessa. Ma non solo. Pochi sanno che produceva antimateria. Ma è una cosa prodigiosa. Potremmo davvero salvare il mondo se solo non ci fossero loro, i maledettissimi americani. Non siamo un popolo libero, è palese la nostra sottomissione agli americani. Gli americani hanno sequestrato tutte le macchine di Ettore Majorana ed è impossibile replicarle. Maledetti! E ora come facciamo? Sono passati 117 anni dalla nascita di Majorana. Lo Stato criminale italiano non comunicherà mai che Ettore Majorana nel 2006 aveva superato i 100 anni. Oddio, non dirmi che... È nelle mani dei servizi americani, trattenuto contro la sua volontà. Vive in un'abitazione di lusso a New York. Ma quindi c'è ancora qualche speranza? E quando lo dovrebbero liberare? Mai. Ah, immaginavo. Beh... Immaginavi male, amico mio, perché le forze del bene hanno un asso nella manica. Attenzione, attenzione! Abbiamo Dio dalla nostra parte ed Ettore è uno di noi. Colpo di scena! Attenzione, attenzione! Ettore Majorana e Rolando Pelizza hanno raggiunto la quarta fase. Il potere criminale è giunto alla fine e utilizza la paura perché ha paura. Ma quindi ci siamo quasi! Dal 2025 diventerà impossibile tenere nascosta la macchina di Ettore Majorana. Manca solo un piccolissimo ingrediente. Le sfere del drago? No! L'anello del potere? No! In assenza dell'energia proveniente da un cuore umano spiritualmente elevato, la macchina di Ettore Majorana non funziona. È la Madonna che è Davy Jones, ma dobbiamo solcare i sette mari alla ricerca del cuore che ci permetta di risvegliare il Kraken tecnologico? Naturalmente la macchina di Majorana non è l'unico device in grado di renderci energeticamente indipendenti. Stando a sentire i nostri amici complottisti del negazionismo climatico, sarebbe semplice produrre energia in casa. Tutto è energia, quindi l'energia è ovunque. Forse non tutti immaginano che per questo semplice principio l'energia potrebbe essere completamente gratuita. Sì, insomma, a grandi linee potrebbe anche essere giusto, però non è così semplice, cioè non è che puoi prendere un pezzetto di sole e mettertelo nel forno. Le multinazionali di spietati banchieri come Rockefeller, così per buttare giù un nome a caso conosciuto da tutti, hanno instillato menzogne nella cultura di massa, facendo credere che per avere a disposizione energia questa vada in qualche modo prodotto. Falso. L'energia preesiste, non è necessario produrla. Cioè, capite, è tutto così semplice per loro. A sto punto creiamoci delle ruote giganti e passiamo le giornate a correrci come i criceti. Energia gratis, fusione fredda, la rivoluzione energetica insabbiata. Una storia tutta italiana. Vabbè, ma se c'è scritto che è made in Italy, ditelo subito, allora è automaticamente approvata. Cioè, vedi, dovevano far così con i vaccini, dovevano dire che erano made in Italy, non che salvavano vite. È qui che i risvegliati dovrebbero massacrare il New World Order. Iniziamo ad utilizzare questi prodotti. Chiediamo che vengano inseriti nelle apparecchiature. Progettiamo le nostre case con il meglio della tecnologia nostrana. Sì, può fare! Eh no, letteralmente non si può fare. Almeno non ancora. Sono 50 anni che ci provano, però ad oggi è come la trasmutazione dei metalli in oro. È come la piscina della giovinezza.
come posso dire? È una cagata. In brevissimo, la fusione fredda è un processo di fusione nucleare teorico più semplice di quello tradizionale. Ad oggi ancora non esistono prove scientifiche del suo funzionamento, però per i nostri amici complottisti esiste già, è semplicissima, ma non ce la dicono. Se volete approfondire, link in descrizione. So bene cosa sia la fusione fredda, perché la ho replicata! Premessa: gli articoli pubblicati nel seguito contengono informazioni che vanno verificate e di cui non possiamo garantire l'attendibilità. Cioè, ma è fantastico! Cioè, questa è la nuova frontiera del complottismo. Di solito non mettono le fonti o dicono fonte Google. Lui invece in premessa dice che le fonti che ha usato non sono affidabili. Cioè, dice lode per la sincerità, averne complottisti così. Comunque mi ha incuriosito, quindi ho deciso di approfondire scoprendo un blog che tratta tantissimi argomenti diversi, tipo le cure per l'autismo, teorie di fisica matematica, il grafene nei vaccini o la psicoingegneria. Cioè, in pratica è il tuttologo per eccellenza, Pico de Paperis, spostati. Ma torniamo a fusione fredda ed energia infinita. Il nostro target è la fusione fredda a livello commerciale ora e non domani. Ora, non domani. Pubblicato il 23 giugno 2015. Un primo mito da sfatare è che la fusione fredda sia impossibile o improbabile. Chi abbia dei dubbi consulti il documento seguente. Beh, andiamo a vedere sto link. Ho provato comunque ad andare in giro per il sito per scoprire nuove mirabolanti scoperte scientifiche, ma ho desistito dopo poco perché, come fatto notare da un altro utente, ma la lettura del suo blog è difficile, per non dire di più. C'è una serie di figure in sovra o sotto impressione. Ne sa qualcosa? Vabbè dai, poverino, è fatto un po' male, ci sta, è un sito homemade, ci sta che sembri un po' un sito degli anni 90. È, secondo me, una forma di rendermi difficile la visibilità sul motore di ricerca Google, poiché quello che scrivo io non asseconda la elite, ed è già una fortuna che non mi cancellano il blog. Intorno al 2000 ho avuto un attacco informatico che hackerava la foto e aggiungeva rinvio a siti porno per potermi poi accusare che il mio sito non sarebbe affidabile. No. Immaginavo. Ma cosa? Ora non ci resta che attivare la fase 3, vendere i propri prodotti scadenti alla popolazione lobotomizzata. Non so se lo sapete. 200 miliardi di profitti per le spietate multinazionali energetiche che godono di un quadro geopolitico costruito ad arte per perorare gli interessi elitari, piegando i popoli ad una condizione economica di mero sostentamento. Così, cifre a caso, senza alcun nome specificato. Ma io dico, anche quando avrebbero qualcosa di concreto di cui lamentarsi, la devono per forza buttare in caciara. Volete parlare degli utili delle multinazionali dell'energia? Ma fate una googlata, Dio Bono. Ci mettete 5 minuti a scoprire che la ExxonMobil, una delle più grandi multinazionali operanti nel settore energetico, da sola ha fatto davvero 60 miliardi di utili nel 2022. Partite poi dal nome ExxonMobil e scoprite le carognate che ha fatto 50 anni fa quando ha deciso di insabbiare il cambiamento climatico. Avete materiale concreto sul quale lamentarvi contro i potenti e invece dovete fare la caccia alle streghe e parlare di elite malvagie, astratte, che fanno piani malefici per distruggere il mondo. Cioè, io non capisco. Cioè, i complotti veri esistono. E ne parleremo su questo canale a partire da settembre. Iscrivetevi ed attivate la campanellina per non perderveli. Comunque, nonostante esistano delle lobby multinazionali legate al business del petrolio, nonostante ci sia un dibattito interessante su fonti rinnovabili e nucleari, nonostante tutte le nazioni del mondo si incontrino ogni anno per discutere dei cambiamenti climatici, il nemico designato è uno, semplice e facilmente identificabile. Le auto elettriche. Prende fuoco la rivoluzione green. Automobili Tesla, autobus, scooter e monopattini elettrici esplodono prendendo fuoco un po' ovunque nel mondo. È un casino, guarda, non puoi fare due passi che boom, ti esplode una Tesla di fianco. È per questo che Roma è piena di buche. Per la cronaca, la bufala delle auto elettriche che esplodono ha preso talmente tanto piede che alcune compagnie assicurative hanno voluto farci uno studio statistico, il più esteso dei quali ha scoperto che la realtà è l'opposto di quella narrata in questi gruppi, con le auto a benzina che hanno una probabilità di prendere fuoco 60 volte superiore rispetto alle elettriche, il triste primato nelle auto ibride plug-in, quelle a ricarica esterna per intenderci. Poi è vero che gli incendi causati dall'elettrico siano più difficili da spegnere e che non sia ancora una risposta definitiva perché sono solo pochi studi empirici, però insomma, se già queste risposte ti dicono l'opposto di quello sostenuto dai gruppi complottisti, insomma, pensateci due volte prima di ricondividere. Ma anche robe tipo radiazioni elettromagnetiche fuori controllo con le auto elettriche, mentre ricarichi l'auto ti cuociono. Se... cos'è la variante del 5G su quattro ruote? In un pullman full electric, la radiazione emanata costantemente dall'impianto, beh, poveri noi, deve essere pazzesca, mortale dopo poco tempo. È
una trappola mortale, guardi, i pendolari a Milano cadono come mosche. Quello che i sieri merdaioli non hanno concluso lo fanno i toaster a quattro ruote. Eccolo lì, il crossover che ci mancava. Meglio prendere l'ape car familiare che un'auto elettrica. 100.000 volte meglio, sì sì, proprio quella a due tempi che bruciando un po' di miscela fa un po' di fumo. Almeno la CO2 aiuta le nostre piantine a crescere a dispetto delle onde elettromagnetiche che le fanno morire. Sì, sai, proprio quella brezza marina, proprio da mettersi lì dietro i tubi di scarico, fare i suffumigi, guarda. Piuttosto usate macchine Euro Zero, che sicuramente sono più salutari. Sento già il cancro solo a leggere i commenti, e sì che si sa. Le soluzioni esistono da decenni ed hanno persino le caratteristiche che apparentemente richiederebbe la narrazione della fantomatica svolta green. Ne volete sapere qualcuna, eh? Lo so che ne volete. Vabbè dai, vi do qualche dritta. L'auto ad aria, ecologica e senza costi di manutenzione, in grado di percorrere 200 km con 1,50 euro. Ma purtroppo. Fate caso alla prima targa dell'auto che si vede all'inizio. Strano, vero? No vabbè, CO2, ma come cacchio ho fatto a notarlo? Cioè, ma c'è proprio il radar, oh, c'è proprio il radar per le cazzate. Scusate, ma l'aria compressa è gratis o sono i passeggeri che la producono con le pompe da bicicletta? In pratica ti mettono una pompetta sotto il sedile, tu avanzi rimbalzando come un coglione. L'auto ad acqua, 5.000 km con 5 litri. Da oggi disponibile anche in edicola in poche e pratiche uscite. È possibile realizzare col fai da te delle modifiche alla propria automobile. Su Telegram si trovano gli schemi esecutivi. Io sono pronto. Sono pronto ad andare dal benzinaio e a vedere orde di buffi personaggi con l'innaffiatoio in mano. Però state attenti perché per i più esigenti c'è anche la versione deluxe. L'auto all'acqua di mare. Questa scarsina, solo 80 km con un litro. Rivedibile. Favolosa l'auto con l'acqua di mare. Io sono felice di avere a casa mia, sempre per un'invenzione giapponese, una macchina a dispositivo giapponese che mi eroga un'acqua benefica. Suppongo sia sake. Non vi interessa l'auto? Volete solo delle batterie su cui attaccare i vostri elettrodomestici classe P del 1942? Non vi preoccupate, ho delle proposte anche per voi. Batteria al sale e batteria alla sabbia. Esistono da decenni, sono eterne, sono riciclabili al 100% ed i materiali sono tutti in Italia. Come mai ce le nascondono? Come mai, eh? Come mai? Ho fatto fare un preventivo per una batteria di accumulo al sale da 10 kW. Costo 16.000 euro. Ah, ecco come mai. Ecco perché le piramidi sono spesso costruite su acquiferi e sabbia. Certo, sennò gli alieni da dove traggono l'energia? Per non parlare dell'energia infinita del mercurio rosso. No, ti prego, non ne parliamo, eh. Non incominciate a ficcarvi i termometri in bocca, non fatelo. E poi chiudo con la mia preferita. Ricordiamo, la prima Ford era costruita quasi totalmente in fibra di canapa, più resistente della plastica, e il motore diesel camminava a olio di canapa. I potenti la bloccarono subito e da più di 100 anni che boicottano tutto ciò che avrebbe fatto bene al pianeta. L'auto alla canapa. Stupenda. Peccato che non ci gliela danno. Bon, per oggi basta. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Io vi saluto e vi do appuntamento a settembre, perché ora comincia la pausa estiva. Naturalmente andate e spargete il verbo ovunque andrete. E potete seguirmi se volete su Instagram, su TikTok, su Telegram. Iscrivetevi al canale o ai canali. Lasciate mi piace, tutto quello che serve. E niente. Buone vacanze a chi ancora deve farle. Buon lavoro a chi invece lavorerà. O buon agosto a chi fa altro. Ciao.